Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Rise of the Tomb Raider. Dobbiamo raggiungere, credo, la prigione dove si trova questo prigioniero che forse sa qualcosa riguardo quello che stiamo cercando. Il mio obiettivo è là in fondo, va bene? Sì, lo so che ci sono tombe opzionali, ma meglio lasciarle stare, altrimenti non andiamo più avanti. Prendiamo un po' di proiettili. Aspettate, lei si sta abbassando perché lì ci sono due lupi tranquilli tranquilli che si stanno mangiando le loro prede, quindi facciamo il giro largo. Vediamo se io passo da qua, magari non mi vedono. No, infatti. Ah no, sono tre addirittura. Cerchiamo di evitarli. Andiamo via dritti noi. E li lasciamo stare lì tranquilli che si godono la loro cena. Sali qua. Un cervo che scappa. Cerchiamo sempre di stare nelle zone più alte, magari evitiamo i lupi. Allora, aspettate, io devo andare là dietro. Ah sì? Ah no, ero convinta di dover salire. Ma nello scorso episodio non mi dava l'obiettivo là in alto. Me l'ha cambiato? No, è sempre qua l'obiettivo. Vabbè, andiamo. Scendi. E sali. Ce la fai con un salto? Sì. Mi fanno entrare qua? Ah no, vedi che il mio obiettivo è là in alto. Sì, 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 il mio obiettivo è là. Ok. E allora andiamo. Ce la facciamo. Aspettate, forse lì c'è qualcosa? Non cadere. Può esserci qualcosa di utile. Dei funghi, va bene, prendiamoli. Qua invece non c'è nulla. Sì, 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 benissimo. Il mio obiettivo è sempre qua. Allora, mi fanno salire qua volendo. E se... Ah! Wow! Wow! No! No, 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 no! Ma non ci credo! Ma mi ha fatto ritornare giù! Ma perché? Aspettate, non è che magari io... Da questa grotta... Ah, no! Magari questa grotta era una scorciatoia. Però io non posso passare. Dai, ma mi hanno fatto cadere, devo rifare tutto il giro. Ma veramente? Oh. E sono pure morta, bene. Ok, siamo tornati qui. Questa volta proverei ad utilizzare lo scatto. Forse con lo scatto ce la facciamo, sì. Ok, quindi questo doveva per forza crollare. Spero ci sia qualcosa di utile almeno. Se ce la facciamo... Se ce la facciamo a salire. Vabbè, qui ci sono delle bacche curative, ma non sono piena. Vediamo. Ma forse... È che ci sono talmente tante strade che ti perdi. Anche se l'obiettivo è ben segnato, ti perdi comunque. Vediamo, io dovrei andare là in cima. Però appunto, o potevo salire da lì, o da qui. Anche da qua sotto potevo salire. Vediamo se ci sono dei materiali, no? Ma perché non sale le scale?
Questo che cos'è? No, nulla. Mi dà un obiettivo anche là in fondo. Ah no, l'avevo segnato io, toglilo. Come si fa a togliere? Così? No? Nascondi tutto, no? No, non me lo toglie. Allora, potrei salire da lì o anche da qui, forse. Vediamo se ci sono materiali. C'è del legno. Ce lo prendiamo. E qua invece non c'è nulla. E allora andiamo su. C'è un cadavere. Ah, però non posso depredarlo. Ce la fai? Sì! Questo che cos'è? Scoperta inaspettata. Usa i cavi di comunicazione per arrivare nella zona della prigione. Ci siamo. Forse ci siamo. Questa scritta sembra indicare qualcosa nelle vicinanze. Le monete? Forse abbiamo trovato le monete. Sì, infatti. Queste me le prendo. Monete che sono là dietro. Qua ci sono delle piume. Ma sono piena. Andiamo a prenderci anche le monete se ce la faccio. Ah, ma c'è gente. C'è un po' di gente. Un vecchio campo di lavoro sovietico. La Trinità se ne è appropriata. Ah, ma c'è tanta gente! No, si guardano tutti. Accidenti. Ah, è un bel problema. Sì, si guardano a vicenda. Cosa hanno detto quelle guide locali che hanno trovato? Fermi! No, 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 no! No? No? Qualcuno vuole giocare con il fuoco? No! Ma dai, ma non ci credo! Non ci credo, mi hanno visto! Mi stanno anche uccidendo! Setta, fermo! Fermo! Aia, 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 ok, no, no, non sono messa bene! Non sono messa tanto bene! Ma va là! Ah, è qua! 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 È qua. È qua. Però mi stanno uccidendo. Mi stanno uccidendo alla grande. Lo so. Bene. L'ultimo dov'è? Dov'è l'ultimo? L'ho perso. Mi spara, mi spara, mi spara da dove? Dove, dove, dove? Dove, 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 dove? No, sto morendo. Dov'è? Ma dov'è? È salito. Eccolo là, maledetto. Aspetta che mi uccide. Stai fermo, stai fermo. No, l'ho mancato. Adesso l'ho preso, quasi. Ermoli. Bene. Andati. Forse sì. Deprediamo tutti. Questo. E anche questo. Ci sono pure dei materiali. Qua c'è qualcosa che brilla per caso? No? Mi sembrava. Sì, invece. Altre monete, forse. No, pezzi di legno. Dobbiamo andare a prendere anche le monete. Chi erano là dietro? Proviamo un attimo a salire qua sopra, vediamo. Il mio obiettivo... Ah no, il mio obiettivo è già questo. Quindi io devo già salire lì. Vediamo se posso anche entrare qua, forse. Questo qui cos'è? Posso ancora leggerlo? Propaganda sovietica. Ok. Questa lo apriamo. Forza. Emporio, usa le monete bizantine per acquistare oggetti dall'addetto agli equipaggiamenti della Trinità. Avvicinati a un oggetto e tieni premuto X per acquistarlo. Puoi acquistare oggetti in qualsiasi momento tornando all'emporio. Davvero? Senti,
sono dalla vostra parte. Ok. Ho lavorato come tecnico della manutenzione per la Trinità. Pensavo mi saltasse addosso. Queste persone sono pazze. Sì? Ho accumulato dell'attrezzatura. È tua. Se hai i soldi per pagarla, non si accorgeranno. Posso ucciderlo? I pezzi, ma se lo vengono a sapere o se mi vedono con te, sono un uomo morto. Ho bisogno di valuta pulita nel caso in cui le cose andassero male. Preferibilmente oro. Pensi ci si possa accordare? Questo vuole monete. Questo vuole monete. Un completo. Che cos'è questo? Ah no, questo è un completo. No. Mirino laser per fucile. Attrezzo per la fabbricazione. Lancia granate per fucile. Risalitore. Questo è per risalire le corde. Vabbè, ma non ho monete. Non ci credo, non ho monete. Però posso tornare in qualsiasi momento. Questo che cos'è? Non si tratta. Per lui non finirà bene. Non si tratta di armi nucleari. Un tizio inquietante con una cicatrice sulla faccia. Constantine ci ha fatto un bel discorsetto. Ha parlato del destino di una cosa chiamata sorgente. E ora non so più che pensare. Anche altri come me sono tesi perplessi. Quelli dell'organizzazione invece, i tizi che lavorano per la Trinità da una vita, si bevono tutto e chiedono pure il bis. Ci stiamo preparando a un assalto. Contro chi, ti chiederai? Quelli che vivono qui, inattivi, gente fuori dal tempo, vestita di pelli e pelliccia, armata di frecce con le punte di ferro. E noi li attaccheremo con elicottero e calibro 50. Sono finito dal lato sbagliato della storia. Ma a me servivano monete. Vabbè, comunque possiamo tornare in qualsiasi momento. Tanto c'è il viaggio rapido e qui c'è un falò. Quindi in teoria posso tornare. Aspettate, quante monete mi servivano per questo? 140 e 140. Quale devo cercare? Qua non c'è niente. Ah, di qua andiamo proprio avanti. Sì, era questo il mio obiettivo, ci siamo. E allora andiamo di qua. Fate rapporto da tempo. La Trinità è sempre più preoccupata. Abbiamo avuto problemi con i nativi. Le comunicazioni si sono interrotte, ma ora è tutto sotto controllo. Se la situazione diventa ingestibile, prenderemo noi il controllo. Non accadrà. Avete affidato l'incarico a me. Sono stato scelto per farlo. Non vi deluderò. Ce lo auguriamo. Ehi! No! Lara, stai bene? Oh, grazie a Dio. Anna, cosa? Che ci fai tu qui? Non lo so, non me lo ricordo. Che succede, Lara? Ho paura. Mi dispiace davvero. Non pensavo se la prendessero con te. È colpa mia. Chi? Chi sarebbero? Che cosa vogliono da te? La stessa cosa che voleva mio padre. Oh no, Lara, ti avevo detto di non farlo. Qualunque cosa cerchino, dagliela. Non è così semplice. Resisti. Ti tirerò fuori da qui. In qualche modo. No! Parla! No! No, bastardo! Dov'è la sorgente divina? Ti prego! Fermati, non so dove sia! Ma
Basta così. Lei non sa niente. Cosa? Ma che... Tu... No! Stai con loro! Non ci posso credere. Tu, brutta stronza! Non potevi arrenderti, non è vero? Sapevo che saresti riuscita ad arrivare fin qui. Che cosa ti aspettavi? Non deve finire così. Cerchiamo la stessa cosa. Ci serve qualcuno come te. Vuoi dare un senso alla tua vita? Noi possiamo dartelo. Non direi sul serio. Ho visto il modo in cui agisce la Trinità! Lo prendo come un no? Prendilo come un vaffanculo! Dimmi, Ana, la Trinità ti ha reclutato prima o dopo che hai iniziato a fotterti mio padre? Amavo Richard, ma l'idealismo lo aveva accecato e l'ha distrutto. Che vorresti fare con il manufatto? Mostrarlo al mondo? Salvare la reputazione di tuo padre? Sei incredibilmente ingenua. Una ragazzina impaurita che cerca di imitare il suo paparino. Basta così. No. Non ancora. Tu e io possiamo ancora stare dalla stessa parte. Pensaci, Lara. Non finisce qui. Bastardo! Forse non gli hanno insegnato le buone maniere. Credevo di essere sola. Lo credevo anch'io, ma come vedi... E come si chiama la mia nuova compagna di cella? Lascia stare, non resterò a lungo. Constantine non ha molta pazienza. Nemmeno io. Questo lo vedo. Complimenti. Puoi tirarci fuori da qui? Tu non sei incluso. Non so neanche chi sei né perché sei qui. Scusa. Al momento sono a corto di fiducia nel prossimo. Non farai molta strada senza di me. Non hai idea di quanta ne abbia già fatta. Cosa sai di loro? Trovo un modo per evadere dalla cella. Antica e segreta. E sono convinti di agire per volontà divina. Da quanto ho visto, direi che di divino hanno ben poco. Mi sa che questo è il prigioniero che stavamo cercando. Senza volerlo l'abbiamo anche trovato. Comunque questa Ana, che dovrebbe essere la matrigna di Lara, a quanto pare ci ha tradito. Ne sta con la Trinità. Cercano quello che cerchi tu. Ma noi non possiamo. Non potete o non volete? E c'è differenza. Ci siamo creati un'arma. Cosa pensi di farci? Ah, ok, possiamo sfondare il muro. Ma lui viene con noi? No, eh? Mi arrangio? Va bene, grazie. Sicurissima questa prigione. Motivo in più per filar via da qui. Sì, però lui non lo lascerei qui. Secondo me è il prigioniero che stavamo cercando, dai.
Anzi, quasi sicuramente è lui. Vediamo se trovo qualcosa di utile. A proposito, ovviamente non ho armi, non ho nulla. Mi hanno anche tolto il giubbetto. Aspetta, che cosa? Ho visto qualcosa. L'arco! La corda! Eccola, finalmente! C'è un'uscita? No, ma ho trovato qualcosa che può essere utile. Infatti. Benissimo, l'arco ce l'abbiamo, ma ho paura che non sia potenziato. Non ditemi che tutti i potenziamenti che ho fatto finora li ho fatti per niente. Però almeno abbiamo la corda. Calma, meglio non attirare l'attenzione. Sì? Ah, questo, vabbè, ma anche loro sono poco furbi a mettere queste cose qui. Così. Come sei finito qua dentro? Ha funzionato. Sì. Riesci a uscire? Penso proprio di sì. Aspetta, fammi uscire. Posso aiutarti? Non mi posso fidare. Forse non siamo nemici. Me lo sento. E credo lo sappia anche tu. Lavoro meglio da sola. Conosco la zona. So come muovermi. Io imparo in fretta. Non lo metto in dubbio. Ma forse ho qualcosa di più prezioso da offrire. So cosa state cercando. Grazie. Sono Jacob. Lara, prendi questa. Nel caso ci dividessimo. Dobbiamo muoverci. Le guardie. Bene, fuggi dalla prigione con Jacob. E abbiamo di nuovo la pistola. Sì. D'accordo, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Proveremo a fuggire nella prossima parte. Quindi lasciate un piace e un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!